Quanti centimetri ci saranno? Minimo 30-40. Tante ne 40 centimetri? Io penso di sì, perché guarda. Già questa notte iniziava ad allagarsi? No, stamattina alle 7:30. Io mi sono alzata, mi ha chiamato la Marisa qua perché mi ha detto: se tu vedi che lago che c'è, lei ha paura. Allora io mi sono alzata e non c'era niente fuori. Dopo 10 minuti, tutta una volta l'acqua che è venuta giù dalla parte di là. Ecco, guardate, qui ci sono mobili, tavoli, Tutto, cucina, divano. sì, guarda, il divano è tutto Tutto bagnato. rovinato. Sì. Chiediamo al nostro operatore di seguirci con la telecamera così riusciamo a mostrare il livello praticamente di acqua in cui è Sì, raggiunto vede? intorno alle 7:30 di questa mattina. Anche da lei, insomma, la situazione è la stessa? Mi sta entrando l'acqua dall'orto dentro casa. E viene su proprio il pozzo nero, io non lo so, è una puzza di fogna, la fogna non riceve, c'ho la pompa, ma dove la butto l'acqua? Fuori è più, ce n'è più che ne dentro. E si sta adoperando con quello che può, quindi secchi d'acqua e tubi per far fuoriuscire l'acqua. Guardi, siamo disperati perché è la quarta volta quest'anno che ci allaghiamo, quindi non se ne può più. Vi ha rovinato anche i mobili all'interno dell'abitazione? Tutto quello che c'è è da buttare via, pazienza. Se le fogne andavano bene non c'era problema, ma insomma le fogne non ricevono e l'acqua è entrata dentro. Qua ci sono anche 20 centimetri d'acqua. Ah sì, guarda, anche di più perché va giù. L'entrata addirittura l'acqua dentro la macchina. Sì, va, vedi? Dentro la macchina. E il garage non è da meno. Il garage un po' di meno, ma comunque anche all'altro. Oggi niente lavoro. No, oggi andiamo così, in allerta. Si lavora in casa. Si lavora in casa, purtroppo sì. Oggi niente scuola? No. Dove vai? Qua resto a casa. La scuola tua invece la fa di Bruno? Sì. Dicono che è allagata anche quella, hai saputo? Sì. E tu invece? Va all'asilo però sotto, cioè sempre la nostra scuola, però non ci va perché è allagato. Le hanno comunicato che la scuola è allagata? Sì. Quindi insomma l'informazione è stata tempestiva. Sì. Qui ci troviamo in via Rovani? Sì, via Rovani 10. Ed è sicuramente una delle strade più in difficoltà Sì, più in difficoltà, anche perché qui c'è un avvallamento per cui tutto quello che viene buttato fuori da una parte arriva qui. Adesso i pompieri sono arrivati, stanno svuotando la strada, però il garage è ancora pieno d'acqua. Ogni volta che piove è sempre così. Da che ora è qua questa mattina Alle lei? 7, 7 e un quarto, 7 e mezzo. Si è alzato presto e già era questa la situazione. Attrezzato come poteva. Mi sono attrezzato come potevo, però fino a un certo punto, perché quando l'acqua dalla strada entra dentro, la pompa di emergenza non ce la fa più starci dietro al flusso di acqua d'entrata, hai capito? Se no, finché pioveva poco, che la strada non era allagata, l'acqua, la pompa riusciva a mandarla fuori. Però quando è troppo, è troppo. Anche la sua è allagata. Sì, è qui davanti lo scantinato è tutto dentro una casa. Non lo so, io qui ci sono sempre i problemi, non fa niente nessuno, tutti promettono. Adesso la mia promessa è una sola. Al 31 si va a votare, ma il voto non lo prendete, non lo prendete nessuno perché parlate e non fate mai niente. Chiudo.